Soprattutto di dare un momento di, come devo dire, di tranquillità, di rilassatezza, definiamola così, in questo momento un po' triste per tutti. Sì, è vero. Speriamo passi Quindi, presto. esattamente, un po' di positività la dobbiamo avere. Sì, Allora, sempre finalmente. ci si deve essere. Prima o poi passerà. Assolutamente. Assolutamente. Anzi, Un penso po' che di sia il pane strati e anche. passa. Penso che sia anche il pane del tuo lavoro, no? Essere positivi, affrontare, dico bene. Vabbè, io lo sono già di mio. Sempre positiva. In questi casi poi si deve essere ancora di più positivi. E questo lo sappiamo, ci conosciamo da un po' di tempo, quindi conosco Sì. la tua positività e il tuo modo di essere allegra. Allora, Grazie. oggi Filomena, ti ho chiamato per usufruire del tuo lavoro, della cosa che presume sia una delle cose più belle della tua vita. Sì, la mia passione è il mio lavoro. Lo faccio con passione, perciò. E quindi quando c'è passione in ogni cosa è tutto più bello. Sì, C'ho anche gli anche occhiali. perché sennò questo lavoro non si potrebbe fare se non c'è passione. Assolutamente, assolutamente. Perché comunque c'è sacrificio all'interno, dico bene. Sì, c'è tanto lavoro dietro e poi quello che si fa vedere a lezione è solo una parte di quello che c'è dietro. Diciamo, noi alunni, definiamoci alunni, vediamo solo la parte finale, ma non vediamo poi. Sì, Non poi vediamo tutti. comunque si deve sempre imparare nella vita, infatti cerco sempre di aggiornarmi, corsi di aggiornamento, perché comunque si va a lavorare su di noi, quindi si deve fare un lavoro fatto come si deve. Si deve sempre imparare, non si arriva mai in questo lavoro. Un pochino, diciamo, in tutti i lavori che si ama. In tutti i lavori che amiamo c'è Sì. sempre da imparare perché è proprio l'amore che poi ti porta a migliorarti e ad essere sempre, diciamo, un passo avanti, non contro la tua concorrenza, ma contro te stessa. Diciamo Sì, assolutamente. colleghi e non concorrenza. Diciamo, ecco, perché alle volte uno pensa che una cosa la faccia perché deve essere un passo avanti rispetto al collega, ma io penso che invece lo fai No, non rispetto. esiste, perché anzi si può da vari colleghi, io comunque lavoro con tante persone. Qualcuno prende qualcosa da me, io posso prendere qualcosa da qualcun altro. È anche una cosa positiva collaborare insieme. Io nel frattempo sto cercando di mettere dritti gli occhiali che sono un po' storti. Sono andato con i piedi sopra, era inevitabile. Allora, Filomena, voglio usufruire della tua presenza qui per porti delle domande che senz'altro tanti di noi e tante ragazze e ragazzi che sono a casa a mangiare solo vorrebbero porti. Ecco, Filomena, in che modo possiamo tenerci in forma in questo periodo? Allora, ti dico che io mi sto allenando più adesso che nei giorni normali, perché nei giorni normali uno comunque è preso anche da altre cose, quindi si può prendere anche spunto da questo brutto momento per tenersi in forma oppure cominciare, anche per chi ancora non è buttato nel fitness, perché ci sta qualcuno che ancora non gli piace, e al posto di stare sempre a tavola a mangiare, comunque ci sono tanti collegamenti live di tanti miei colleghi istruttori con varie lezioni, e ci si può immettere nel mondo fitness e passare un'ora diversa rispetto a tutta la giornata e prendersi cura di se Ecco. stessi. Ma Filomena, come si trova la motivazione? Come trova La la persona una motivazione che si deve alzare da sopra il divano con il suo telecomando? motivazione viene da se stessi in prima cosa. E poi comunque dalla prima lezione, seconda lezione che si fa, non si vedono subito i miglioramenti. Allora, partiamo dal fatto che comunque per avere miglioramenti ci vuole tanto tanto tempo, tanta tanta costanza. E piano piano vediamo che il nostro corpo sta bene e stiamo bene anche noi stessi. Diciamo, bisogna entrare in una mentalità completamente Sì. diversa. Cioè, prima cosa è, diciamo, la mentalità che deve cambiare. Sicuramente la mentalità, lo stile di vita, un po' tutto.
E quindi questo A poi ti tutti porta. piace stare sul divano, anche a me piace stare sul divano senza far niente. Però comunque facendo sport ti senti proprio meglio. Diciamo, ho letto da qualche parte che praticamente per rompere una routine ci vogliono 21 giorni. Dopo 21 giorni, quello che tu fai di forza diventa una routine, cioè come lavarsi i denti, come Sì. eccetera, eccetera. Possiamo dire che il primo mese, voglio dire, è più duro da affrontare. Una volta superato quel mese, può diventare Sì. non facile, ma forse viene una voglia maggiore di poter allenarsi Sì, e rimanere. sicuramente, sì. Con il tempo comunque piano piano diventa, come hai detto tu, una routine anche per me. Prima non era così ai tempi. Comunque sono tanti anni che faccio questo lavoro. All'inizio, anni fa, ero anche io un'allieva, poi piano piano mi sono appassionata e comunque è diventato il mio lavoro. E anche per me all'inizio è stato difficile comunque. Poi comunque mettendoci passione, facendolo sempre, vedi miglioramenti in te stessa, sia a livello mentale che a livello fisico, e poi diventa un'abitudine, buona abitudine. Quindi è tutto un equilibrio, in effetti. Sì, Come sia diceva il grande mentale che Vasco. fisico. Come diceva il grande Vasco Rossi, è tutto Sì, un equilibrio. tutto in equilibrio. Benissimo, una domanda che ti voglio porre. In questo periodo, quindi una persona rimane a casa, diciamo, supera quel momento del telecomando, ma in che modo può bilanciare? Cioè, ci sono persone che ovviamente non sono allenate, ma si apprestano ora la prima volta vicino al fitness. Ovviamente, quali possono essere le precauzioni, i consigli che tu puoi dare? Allora, per chi si avvicina inizialmente a questo mondo, comunque non si possono fare determinati esercizi, determinate cose, perché comunque altrimenti non diventa più una cosa positiva il fitness, ma ci facciamo male. Quindi deve essere una cosa graduale. Comunque, purtroppo in questo periodo non ci possiamo fare nemmeno una passeggiata, quindi ci dobbiamo adattare a casa a quello che possiamo fare. E partire piano piano, cioè facendo degli esercizi più leggeri e poi piano piano con l'allenamento, con il tempo, avvicinarsi anche a esercizi un po' più complessi, diciamo così. Boh, chiaramente in questo periodo che si è a casa è meglio non strafare, ma No, fare anche un. perché io faccio delle lezioni online. Sì. Che Ogni invitiamo tutti settimana, a seguire. Quando è, a che ora li tieni e in che modo il le persone mercoledì, possono seguirti? no, possono seguirmi tutte le persone che vogliono perché uso Gipsy come programma e Jitsi si chiama Sì. e comunque fino a 50 persone, quindi un numero Possono con lui. elevato E di. dove ti trovano? In che modo possono? Cioè, tramite il tuo Facebook, tramite il tuo Instagram, in che modo possono arrivare a te? Sia su Instagram oppure anche tramite Facebook. Poi io do una password che non è una password perché Jitsi si mette una stanza, il nome di una La stanza. stanza, sì. Basta inserirlo e si collegano direttamente con me. Poi me la vedo io. Ovviamente è difficile rispetto a quando sono Perfetto, va bene. Quindi. rispetto a quando sono a lezioni in palestra. A seguirli perché purtroppo tramite webcam è più difficile seguire il loro movimento. Infatti, Certo. cerco di fare comunque delle lezioni più o meno che sono adatte a tutti, a meno che non faccio delle lezioni private con persone che già conosco, già so gli esercizi, come li fanno, che li eseguono Come li fanno? correttamente. Perché se no, anche un'esecuzione sbagliata di un esercizio non porta benefici. Ed è Anzi, penso che sia il difficile. contrario, penso che sia il contrario, P possa Eh sì, creare più non problemi. porta benefici se si fa un'esecuzione. A posto di farci bene, ci facciamo male poi. Ci facciamo male. Volevo dirti, ma quindi una persona prima di buttarsi a fare l'esercizio, consigli che debba fare anche un, come devo dire, dello stretching o può iniziare Inizialmente sempre un direttamente? po' di riscaldamento, almeno 10 minuti di riscaldamento che prevede una marcia sul posto, la corsetta, uno jumping jack, varie cose, che almeno una decina di minuti che si alza
il battito cardiaco che lo porti comunque a livello che poi si può fare l'esecuzione degli esercizi, la lezione, diciamo così. Quindi la prima cosa è innalzare il battito cardiaco, portarlo in modo tale che abbia un battito elevato per potersi avvicinare poi all'esercizio da realizzare. Sì. Lo Poi. stretching di solito non è adatto farlo proprio a fine lezione, anche se un minimo, ma sempre a distanza, di mezz'oretta, un'oretta, dopo un pochettino, diciamo. Cioè, dopo che hanno finito gli esercizi, Un fare lo po', stretching. sì. E puoi suggerirci qualche esercizio che possiamo fare da casa? Puoi darci un'idea di, ovviamente, invitiamo tutti a seguirti e quindi di là possono prendere proprio spunto dalle lezioni che tieni tu direttamente da casa. Sì, Ma ora una perché persona che è a casa vuole, dice ok, io sono a casa, sono pronto, ho posato il telecomando e ora sono pronto, sono pronta. allora, preferibilmente, ovviamente, sempre ben allenare tutte le parti del corpo, perché ci sono ancora alcuni, soprattutto i maschietti, che allenano soprattutto la parte superiore del corpo, però comunque si deve essere, ah, eccoti, e non va bene, si Lo deve so. allenare pure le gambe. Purtroppo abbiamo Perché questa. Perché questa cosa? Ora ti faccio una domanda io a te, perché? ovviamente quando Perché? vogliamo dirlo a tutto, perché quando ci Certo, guardiamo facci allo specchio, sapere. perché quando ci guardiamo allo specchio, il nostro occhio si posa solo su determinate cose, i pettorali, i bicipiti, Ma non e è giù così, non ci perché andiamo mai. Ecco una perché. bella gamba, un bel sedere ben formato, di pari come al pettorale, al dorso. È vero, ma quella è la mentalità. Tu ci hai chiesto perché io ho in persona tanti amici, che io conosco tanti amici che sono così. Poi c'è il mio personal che la verità mi butta giù, è quello lui quando mi fa le schede, mi controlla anche se faccio l'esercizio, se lo salto, mi viene vicino, dice, ma Dino, ma... E quindi diciamo, ora non posso fare più il furbo, ma prima sì, ero tra quelli che tu hai menzionato. Ah, ecco, quindi hai cambiato anche tu mentalità su questa cosa. Obbligatoriamente, Obbligatoriamente. obbligatoriamente. Diciamo, non è stata una mia scelta, ma è stata Vabbè, obbligata una dal mio scelta personale. buona ti hanno fatto fare. Mi hanno fatto fare una scelta buona perché ovviamente, giustamente, come dici tu, è come una base, è come un Sì. palazzo, va costruito dalla base e poi si va su. Noi invece siamo abituati a vedere sempre il su. Pensa. Petto così e le gambe piccolissime, non è bello da Lo so, vedere. lo so, lo so. Ti do ragione, infatti ho detto ho fatto mia colpa, ho ammesso. Allora, poi ci sta anche il fatto che da casa io in prima persona purtroppo non ho molto materiale, con cui poter lavorare, anche perché io oltre alle lezioni lavoravo anche in sala pesi, io personalmente comunque lavoravo e quindi non mi ritrovo pesi, non mi ritrovo tante cose purtroppo e quindi ci dobbiamo adattare anche con quello utilizzando bottiglie d'acqua, casse d'acqua, chi più ne ha più ne metta se non si hanno a disposizione materiale. Allora ci farei vedere il modo con cui possiamo adattarci Sì, certo. in sostituzione dei pesi. Dice, facciamo un esempio di un allenamento tipo. Ecco, una persona, qual è la prima cosa che deve fare? Allora, prima cosa il riscaldamento, sempre. Prima cosa facciamo il riscaldamento, quindi mi alzo, così vedete Ci meglio. seguiamo. Una marcia sul posto, poi dalla marcia diventa una corsa. Ovviamente ora ve li faccio vedere velocemente, però comunque anche la corsetta, comunque dobbiamo prolungare tutto il riscaldamento per 10 minuti, anche diciamo facendo una corsa con un leg curl, quindi una corsa Leg curl vuol dire portare le ginocchia su. Sì. nocchia dietro, i piedi dietro, uno Sì, i step, piedi, i piloni, sì. quindi portandoli in avanti. Poi ci possiamo unire le braccia in avanti, braccia su, e tutto questo però prolungato. Un jumping jack che è questo. Poi ci fermiamo sul posto.
un po' sulla destra, sulla sinistra. Io approfitto se c'è qualcuno che vuole fare questa domanda, qualche domanda a Filomena, fate pure, lei risponderà. Poi andiamo giù, oscilliamo destra, sinistra. E poi ripetiamo tutti questi esercizi, ce ne sono anche altri per il riscaldamento. Però già questo voglio dire è un buon inizio per riscaldarsi, per aumentare il battito, Sì, come dicevi. adesso è stato molto breve. Certo. Ovviamente si deve almeno fare 10 minuti di riscaldamento per poi poter andare a fare i vari esercizi. Poi ovviamente ci sono tutti gli esercizi che si possono fare, gli esercizi ce ne sono a milioni, ci sono tante varianti anche dello stesso esercizio. Poi in base a uno quello che vuole allenare, se vuole fare un allenamento settimanale diviso per settore muscolare, quindi se vuole andare a allenare una volta le gambe, un altro giorno petto e bicipiti, un altro giorno dorso, spalle e tricipiti. In base, oppure si può fare un total body, che è quello che io generalmente faccio a lezione in questa quarantena, perché molte persone non possono essere presenti tutti e tre i giorni tutte e tre le lezioni della settimana, e quindi cerco di fare un allenamento total body, anche facendo degli esercizi che possano comprendere più gruppi muscolari, diciamo così. Quindi praticamente un total body, praticamente un genere di sono una serie di esercizi che permettono alle persone di allenare un pochino tutto il gruppo muscolare. Quindi diciamo dalle gambe Sì, al. la maggior sì. In che modo, tu prima parlavi 2 o 3 volte, quali sono le frequenze giuste per una persona che si vuole allenare? Almeno 3 volte settimanali. Io 3 volte annoto le settimanali. domande che fanno, quindi se c'è qualche domanda, dimmela tu Te la perché. dico io, no, ci stanno tutti salutando, ci stanno Ah, ok, salutando, allora ti saluto mandano il tutti. ciao, eccetera. No, tu non li vedi, io li vedo dal telefonino, perché queste applicazioni a volte escono, a volte non escono, quindi le sto seguendo dal telefonino. Ok. E quindi dicevo, consigli 3 volte, ma ora quando si sta a casa, quindi dalla mattina alla sera, penso che un po' tutti hanno pure voglia di muoversi forse hanno voglia di muoversi Non un po' di credo. più. Ah, Forse, siamo sa ottimisti. qualcuno, anche se per alcuni 3 volte a settimana, anche durante la quarantena, va bene lo stesso, fidati. L'importante è muoversi. L'importante è muoversi. Purtroppo, oltre all'allenamento, servirebbe una passeggiata, ma presto comunque faremo anche quello. Fra poco, sperando che tutto vada nel migliore dei Vada modi. nel migliore nei modi. Esattamente. E quindi di conseguenza, quando una persona si allena 3 volte, per un mediamente quanto? 40 minuti, un'oretta, più o meno, quanto deve durare l'allenamento? Vabbè, almeno un'ora di allenamento. Ci fai vedere un esercizio per gruppo muscolare che si può fare? Allora, facciamo il primo esercizio è lo squat. Ora ve lo faccio vedere di lato. Postura eretta della schiena, scapole aggiunte. Si va indietro con il bacino, cercando di non far superare con il ginocchio la punta del piede. Quindi è questo. Quando si sale, si butta fuori l'aria. Con questo andiamo a lavorare quadricipite, che sarebbe questa parte muscolare. L'inverso per far lavorare il bicipite femorale, lo stacco, quindi un peso alle mani che in questo periodo può essere una bottiglia d'acqua, qualunque cosa, pesi alle mani, scendiamo con le gambe tese, sempre con la schiena dritta e si risale. Filomena, questo invece, prima era lo squat, qui questo Lo squat, invece lo lo squat. stacco. Qui se lo stacco, giusto? Che serve per i femorali? Sì. Sì. Ok. Poi per i polpacci invece il più semplice che si può effettuare, si sale, non so se mi vedete, aspetto, sposto un po' il telefonino, si sale sulle punte dei piedi, si Sì. scende, restando in contrazione almeno 2 secondi quando si sale.
questo esercizio. Per il glutei ce ne sono, ma per l'interno coscia c'è il sumo squat, che sarebbe una variante dello squat, quindi mettendo le punte dei piedi verso l'esterno, divaricando le gambe, e si scende sempre indietro con il bacino, si va a lavorare più la parte interna. La parte interna. Tutto questo, ovviamente, se qualcuno ha dei pesi a disposizione, si può fare con un carico, ovviamente per quelli che già fanno esercizi, e quindi aumenta il lavoro. Per Quanti il esercizi, glutine, quante più o meno 10 serie, 5, cioè quante serie? almeno 3-4 serie da 15 ripetizioni. Poi dipende uno dal lavoro che vuole fare, ovviamente. Però partiamo da quelli che non si vogliono comunque avvicinare allo sport in questo periodo. Vanno bene 15 ripetizioni per 3 serie E per quanto al riguarda invece i minimo. pettorali, Per i cosa? pettorali la cosa Vedi come cambiano le consiste. cose. Le donne lavorano maggiormente la parte di sotto, noi Ora vi uomini. faccio vedere prima un esercizio per i glutei, per finire, Esatto. e La poi parte. Esatto. passiamo. Allora, per i glutei vi faccio vedere l'hip thrust a terra, lo facciamo. Non so se mi vedete, speriamo. Come si chiama? Hip thrust si chiama. Aspetta che poi c'è il telefono che mi vedi. Ok. Ci poggiamo a terra, mi vedi? Sì. La pianta dei piedi a terra, si sale con i glutei, si resta in contrazione 2 secondi e si riscende, cercando di non poggiare a terra. Si risale, si riscende. Se si vuole mettere Sempre lentamente, un giusto? bacino, un altro esercizio sugli slanci, questo, sia sulla gamba destra che sulla sinistra. Se si vuole lavorare l'esterno coscia, ci sono gli slanci esterni, che sono questi, sempre in quadrupedia. Tutti questi esercizi, gli slanci sia esterni che dietro, si possono fare anche per chi ha una banda elastica, come ora ve la faccio vedere, che io me la sono procurata. Questa, per E chi ce l'ha? chi ce l'ha, la può utilizzare. E comunque il lavoro diventa un po' più duro. Più duro. Sì. Per Perfetto. quanto riguarda la parte alta, partiamo dagli addominali, il semplice crunch, sempre piedi a terra, sguardo verso l'alto, mento alto, si sale e si riscende. Il crunch inverso, che invece è questo, che poi si può fare anche in questo modo, diventa un po' più pesante. Che bello vedere fare le cose, a te sembra tutto Ah, facile. è bello che lo faccio. Fallo pure tu insieme a me. Voglio evitare che c'è un casino a terra qui. Lo farei molto volentieri, ma a terra se giro la telecamera, lasciamo perdere. Per gli obliqui, invece, gambe a 90 gradi, si fa questo lavoro. Ma ce ne sono una marea di esercizi Vabbè, possibili. noi rimaniamo, certo, rimaniamo giusto con qualcosa che una persona può vedersi la registrazione e farselo Questi tranquillamente sono da casa. solo alcuni degli esercizi, ma ce ne sono tantissimi. Per quanto riguarda il pettorale, c'è il push-up, che lo possono fare sia gli uomini, ma anche le donne. In posizione facilitata, si chiama posizione Lady, che sarebbe con l'appoggio Delle della ginocchia. gamba, sì, si scende, per gli uomini, ma anche per le donne. Sì. Sì. Questo. Oppure in posizione ancora più facilitata, sempre con l'appoggio, si scende completamente a terra, dietro, mi salgo, su. Questa è proprio la più semplice da Possibile. fare, diciamo così. E invece per i bicipiti? Bicipiti Carl. Se abbiamo 2 bottiglie d'acqua, io adesso non ce l'ho a disposizione, ce l'ho di là.
E questa è una posizione detta schiena dritta, addome contratto, capo in addotto, e si va a fare questo movimento. Sì. Poi per le spalle si possono fare alzate frontali, sempre con due bottiglie d'acqua alle mani. Le alzate laterali sarebbero queste. Sempre con le bottiglie. Eh sì, se poi si hanno a disposizione dei pesi, ovviamente è meglio. Chiedevo Filomena, io ho le bottiglie di vino, vanno bene? Ah, Sono vuote però, sono vuote! vuote. No, vuote no, almeno piene devono essere. Vuote poi le svuoti dopo, casomai. Il mio fornitore, il mio amico Domenico Delano, ora che è chiuso, anzi non posso più arrivare perché dove abito io non posso uscire dal comune, io sto a Riardo ora e quindi bloccato nel comune di Riardo, non posso uscire, quindi i miei rifornimenti sono molto limitati. Sono limitati. Poi per il dorso, un altro esercizio, il rematore che ci si mette in questa posizione, sempre anche con la cassa d'acqua si può fare questo esercizio. Sì. E andiamo a fare questo movimento. E da questa posizione si può lavorare pure il tricipite, facendo così. Si resta su con il gomito e si va indietro, il kickback sarebbe. Oppure per i tricipiti anche questo, si porta indietro il carico, che in questo caso non ce l'ho, però Sì. servirebbe. Ma ce ne sono, te l'ho detto, tantissimi. Si può Certo, fare anche assolutamente. singolo, con l'appoggio sulla panca per il dorso. Questo è giusto per una persona che è a casa, bene o male, questi esercizi facendo le ripetizioni, come hai detto tu, 3/4 per 15, più o meno, come hai suggerito, chiaramente è un buon allenamento perché moltiplicarlo per tutto il tempo passi una buona oretta ad allenarti. Mai 15 ripetizioni di push-up per una donna che si sta avvicinando ora all'allenamento è un po' tosta, casomai qualcuna in meno. Chiaramente compatibilmente con quello che poi è la tensione, voglio dire, quello che riesce poi una persona a Non ti ho fare. capito, Dino, scusami se Dicevo, chiaramente è compatibile con la persona se riesce o meno, nel senso, ecco, come sì, non ti... dicevi tu, ovviamente ti se sto 15 io parlando non di... riesco, mi fermo un po' prima. Sì, ma ovviamente ti sto parlando di una persona sana, in salute, che non ha problemi, vari problemi o non so quali possano essere Vabbè, dei. in generale, in generale. Un'ultima domanda e faccio la premessa che ovviamente questo non è un lavoro tuo, ma è il lavoro di una nutrizionista. Sì. Però ne approfitto per dirti in linea di massima, quale potrebbero essere, non dico la dieta, perché ovviamente come dicevo prima No, non è il tuo lavoro, sì, certo. quali sono le cose che devono fare prima e dopo che vengono in palestra? Vabbè, lo stile di vita sano comprende anche ovviamente l'alimentazione, si deve correggere l'alimentazione in primis, anche perché se si vogliono avere dei risultati, il 70-80% vale molto ciò che uno mangia, perché mi sembra che c'era un detto che dice... Siamo quello che mangiamo. Infatti è così. Ovviamente Sì. l'alimentazione sana, corretta, varia, ok, però limitare i grassi, limitare gli zuccheri, tutto ciò che può far Io male. dicevo proprio, Filomena, io dicevo non tanto in generale, dicevo proprio nello specifico, nel senso, io ho lezione da Filomena alle 10, un esempio. Cosa faccio prima di andare da Filomena e dopo quando esco da lezione da Filomena? Ma Qual è dipende anche. l'alimento? Sì, allora, ma l'alimentazione comunque deve essere più o meno quella che si fa di solito. La colazione abbondante la mattina ci deve stare. Poi dipende anche dall'orario della lezione, se la mattina, di pomeriggio, capito? Sì. Dipende molto anche da quello. Poi te l'ho detto, io in campo alimentare non è il mio campo, No, quindi. appunto. Assolutamente sì, assolutamente sì. E nulla, nulla. Io voglio ringraziarti delle tue dritte in primis
Invito un po' tutti gli amici a seguirti. Quindi, come ti trovano su Facebook, su Instagram? Su Facebook Filomena Urgolo, basta che cliccano, inseriscono il mio nome e mi trovano. Su Instagram è più complicato. È Hanno vero, è vero. il mio nome e il mio cognome, mi trovano comunque. Altrimenti Filo Pinkat Zin mi chiamo. Un nome un po' complesso perché l'ho fatto tanti anni fa, è rimasto quello e non l'ho cambiato più. Infatti, Zin per è perché sono anche istruttrice di Zumba, quindi gli istruttori di Zumba si chiamano Zin per questo Filo Pinkat ecco, Zin. c'era un Significa motivo allora, c'era un Zumba motivo. Instructor Network, sì, sarebbe il nome degli istruttori di Zumba. Allora, ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio Grazie tantissimo a te. di aver condiviso una mezz'oretta nostra e mia e in compagnia di tutte le persone che hanno il piacere di seguirci e di vedere questa registrazione. Spero di vederti presto. L'ultima volta ci siamo visti in un bel posto, il bicchiere di vino da Bene. Speriamo di vederci presto e ti Filo, auguro ti una aspetto meravigliosa. anche a te a lezione, ovviamente. Quando vuoi partecipare, mi Verrò. contatti. Sì. Verrò al più presto, verrà al più presto, E anche se tra molto. poco, assolutamente, anche se tra poco speriamo che questa stagione delle cerimonie iniziano così riusciamo a fare quello che amo di No, ma più. io dico Quindi... le lezioni online, ti sto Ah, dicendo, quelle là, il sì, periodo. assolutamente sì, sarò nella tua stanza. Va bene. E aspetto tutti gli altri, ovviamente, per chiunque voglia partecipare. Assolutamente. Mena, ti ringrazio e ti auguro una buona Grazie giornata. a te. Anche a te un bacione a tutti quelli che si sono collegati con noi. Ok, ciao. Ciao, ciao.